Bene, buongiorno a tutti, cari studenti. Il titolo della nostra lezione oggi è Dictis non armis. Si tratta di un verso di Lucrezio del De Rerum Natura, quinto libro, verso 50. Dictis non armis. Rispetto a Ercole, agli eroi del mito che hanno combattuto e distrutto dei mostri con le armi, c'è stato un altro invece, un grande eroe, simile agli dei, quasi un dio, Epicuro, che ha sconfitto altri mostri che sono la passione e la paura, la cupido, il timor, non con le armi, ma con le parole, dictis non armis. E come mai è riuscito a fare questo? Perché questi dicta, queste parole, come dirà Lucrezio nel sesto libro, al verso 24, sono dicta veridica. Veridicus è un aggettivo composto da verum dice, sono parole apportatrici di verità. Noi cerchiamo in questa lezione oggi, in questi 35-40 minuti, poi per lasciare qualche minuto alle domande, cerchiamo di vedere la parola come veicolo di verità, perché noi tutti siamo cercatori di verità. Io sono un filologo classico. Filologo deriva da philos e logos, uno che cura, che ama, che custodisce le parole. Però vorrei con questa lezione dirvi, e se riesco dimostrarvi, che non solo Ivano Dionigi è uno che si prende cura, che custodisce le parole. Questa cura, questa custodia non è solo una professione. Ma è un destino di ognuno di noi. Ognuno di noi è filologo, è un amante, un cercatore della verità attraverso le parole. E questa è la filologia, la cura, l'amore delle parole. Sentite cosa dice Nietzsche di questa parola filologia. Ve lo voglio leggere questo passo dall'Aurora. Filologia è quella onorevole arte che esige dal suo cultore soprattutto una cosa. Lasciarsi tempo, divenire silenzioso, divenire lento. Essendo un'arte e una perizia di orafi dalla parola, che deve compiere un finissimo attento lavoro e non raggiunge nulla se non lo raggiunge lento. Ma proprio per questo fatto, e oggi più necessario che mai, è proprio per questo mezzo che essa ci attira e ci incanta quanto mai fortemente, nel cuore di un'epoca del lavoro. Intendo dire della fretta, della precipitazione indecorosa e sudaticcia, che vuol sbrigare immediatamente ogni cosa, anche ogni libro antico e nuovo. Per una tale arte, per l'arte della filologia, non è tanto facile sbrigare una qualsiasi cosa. Essa infatti insegna a leggere bene, cioè a leggere attentamente, in profondità, guardando avanti e indietro, non senza secondi fini, lasciando porte aperte con dita e occhi delicati. Questo è l'amore della parola. A cosa serve questa cura, questo amore della parola? Serve anzitutto a riconoscere un testo vero da un testo falso, la cosiddetta veridicità di un testo, e viceversa a smascherarne le falsità. Ci sono degli esempi storici che voi conoscete, ne cito qualcuno così. Il carteggio di Seneca e Paolo. Ci sono delle lettere scritte da Seneca a Paolo, a San Paolo e di Paolo a Seneca. Questo carteggio, questa corrispondenza ha creato la favola di un Seneca amico dei cristiani e addirittura convertito al cristianesimo. Questo carteggio, queste epistole in lingua latina tra i due. È vero o falso? Perché appunto è stato costruito tanto sopra Seneca che ha conosciuto i cristiani, si è convertito precursore del cristianesimo, quasi da mettere nel catalogus sanctorum, come diranno i padri della Chiesa. Ebbene, questo carteggio è falso, ma in base a cosa lo diciamo? A dei pregiudizi? Lo diciamo in base alle parole, alla lingua.
perché sono vissuti entrambi nel primo secolo dopo Cristo. Se andiamo a esaminare quel latino, è un latino del IV secolo. Questo esame della parola, questa parola ti dice la verità. Ti dice che quel latino, quelle parole, quella sintassi, quel lessico non erano del primo secolo, ma del quarto. E quindi viene smascherata una falsità, viene fatto giustizia di intere biblioteche di libri. Tutto quanto è stato scritto su quella veridicità si può buttare, non si deve buttare perché i libri non vanno buttati, anche quando dicono il falso. Aiutano a far emergere il vero. Un altro caso ancor più clamoroso è quello della donazione di Costantino. Costantino, quel testo è composto nel 313, nell'apogeo della fama di Costantino. Quel testo è importante perché forse si tratta del più famoso caso di storia nella storia delle falsificazioni. Perché è falso? Quel testo ha sollevato l'indignazione di Dante. Dante si è indignato non perché lo credesse falso, ma perché lo credeva scandaloso. Ebbene, neppure Dante ha capito che era falso, perché quel testo, cosa ha fatto? È stato alla base di che cosa? È stato alla base del potere temporale della Chiesa, un testo storicamente fondamentale. Ebbene, non è composto nel 313, bensì è stato composto all'interno della Curia romana nella seconda metà dell'VIII secolo. Per che motivo? Per giustificare il potere temporale della Chiesa. Quel latino non è un latino del IV secolo, del 313, ma è della seconda metà dell'VIII secolo, quel testo sulla donazione di Costantino, la spartizione dell'impero, è falso. Ma per venire a casi clamorosi vicino a noi, pensate ai diari di Mussolini. I diari di Mussolini è stata una grossolana operazione di revisione della storia e di propaganda politica filofascista. È stata opera della moglie e della figlia di un ex funzionario della questura di Vercelli, di un vostro conterraneo, durante la Repubblica Sociale Italiana. E anche quello, come si dimostra? Si dimostra perché confrontando la storia di quel periodo, confrontando i documenti, i giornali di quel periodo, la lingua di quel periodo, confrontando la grafia, il lessico, la scrittura, si è dimostrato che quelli non erano di Mussolini, che aveva un altro lessico, un'altra grafia, un altro caso, il diario postumo di Montale. C'è stata un'opera ritenuta per anni un lascito del poeta. In verità è stata una spregiudicata operazione della sua musa ispiratrice, che ha detto che era operazione di Montale che gli aveva lasciato queste poesie. Andiamo a vedere anche lì la lingua, il lessico, la metrica, gli autografi, se lui era affetto anche da una sorta di Parkinson, qui ci sono state prove grafologiche, sono stati coinvolti neurologi, filologi, è stato dimostrato che è un falso. Falsi storici sono stati i protocolli dei Savi di Sion, una falsificazione propagandistica antisemita del 1903. Un falso. Falsi anche i diari di Hitler, un falso storico. Pensate, 60 volumi, un diario attribuito a Hitler. Sui falsi potremmo continuare con il web oggi. Quanti falsi? Io sono andato a vedere anche il mio curriculum su Wikipedia, ci sono delle falsità. Il web. Umberto Eco è stato molto severo, lui grande studioso dei media, della fenomenologia della comunicazione di massa, proprio a Torino, ricevendo la laurea ad honorem, in quella conferenza stampa disse: c'è il rischio che in quel web si incontrino, si diano appuntamento milioni di imbecilli, diciamo di falsari.
Ecco, la parola. Serve a riconoscere la verità dei testi, la filologia. E la filologia, la cura, l'attenzione, l'amore della parola serve a riconoscere il senso delle parole, la verità contenuta in ciascuna parola, la parola come vettore di verità, come creatrice di verità. Noi viviamo in un'epoca di paradossi, ragazzi. Siamo nell'era del maximum dei mezzi di comunicazione, dei media, eppure scontiamo il minimum di comprensione. Perché non ci si capisce? Perché siamo di fronte a una moltiplicazione di problemi, a una complessità, come si dice, di problemi economici, sociali, morali, e abbiamo parallelamente una riduzione e un impoverimento del lessico, delle parole, al punto che esse subiscono una sciagurata autonomia rispetto alle cose e hanno una loro vita parallela, c'è cioè una sorta di apartheid tra la parola e la cosa che essa deve significare. Una delle cause principali, io credo, della volgarità dei nostri giorni è l'incuria delle parole. Platone diceva, andatevi a vedere il Fedone 115, Platone diceva che l'incuria delle parole, parlare scorrettamente, oltre a essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima. Noi parliamo male. C'è uno scempio della parola. Abbiamo bisogno non solo dell'ecologia ambientale, ma di un'ecologia linguistica, restituire le parole, il loro senso e la loro verità. Alcune nostre parole non illuminano, ma occultano le cose e sequestrano la verità. Pronunciamo parole effimere, ambigue, ridotte a fuorvianti eufemismi, a false equivalenze. Pensate anche ai vostri fratelli maggiori. Dicono il loro lavoro è flessibile, la chiamano flessibilità. Ma i vostri fratelli maggiori la leggono con disoccupazione. Viene usato l'eufemismo, una parola che abbellisce, vero? L'eufemismo di economia sommersa. Questo paese vive di economia sommersa. Ma chiamiamola col suo nome, lavoro nero. È stato un intervento per guerra preventiva. No, guerra preventiva è un eufemismo, una falsa equivalenza, si chiama aggressione. Pensate anche voi oggi, a scuola, il vostro professore, andate a scuola in palestra, violino, danza, pianoforte. Come lo chiamate, il maestro? Oggi il maestro è sostituito dall'influencer, il discepolo dal follower. C'è una bella differenza. Lo statista lo chiamiamo leader. Pensate, un'altra parola oggi, cosa va di moda? Oggi è la parola faccia, le facce, le faccine, abbiamo dimenticato tutta l'importanza, il valore, la pregnanza della parola volto, dal latino volvere, che cambia. Cos'è che dice lo stato interiore? È anche anagrafico di una persona, dall'anagrafe esteriore interiore, cos'è la faccia? Non è la faccia la maschera, ma il volto che cambia, il volto di un bimbo, di una giovane donna, di una mamma, di un vecchio, di un malato. Dice il segno dell'anima e del tempo, nel volto, non nella faccia. Noi abbiamo adottato la faccia Facebook, è vero, Facebook. Ma questa deriva e degenerazione delle parole non è solo ormai nel colloquio così personale, così, ha investito anche questo linguaggio, questa generazione di un linguaggio indebolito, disossato, artificiale. Non si ferma, anzi accelera, investe anche l'ambito politico e istituzionale. Degli esempi, pensate. La parola, noi avevamo delle parole che ritenevamo indivise e indivisibili, in cui tutti ci riconoscevamo, la parola dignità, la parola politica, la parola pace. Che sorte hanno subito? Che derubricazione? La dignità è stata ridotta a un decreto, il decreto dignità. La parola politica ne hanno fatto un contratto. La parola pace è ridotta a condono fiscale. Il rifugiato lo chiamiamo clandestino. L'approdo con lo sbarco.
La patria, patria è un aggettivo, patrius, patria, patrium, sottinteso terra. E la terra patria è ereditata dai padri. Noi l'abbiamo immiserita a proprietà privata, con grandi recinti e cancelli. Il popolo, che assieme al Senato era l'altro pilastro su cui reggeva la Repubblica, che legiferava, ridotta a vulgus. Pensate allo scempio di questa parola, usiamo i social. C'è stata questa apocope, la caduta di questo morfema dell'ea finale social, per cui social ormai è il contrario di sociale, perché ciò che uno nella tastiera, da solo, isolato, pseudamente connesso, fa un'attività non sociale, individuale, solitaria. Anche la stessa espressione distanziamento sociale è un ossimoro. Sociale vuol dire stare assieme, distanziare vuol dire però involontariamente, ecco, distanziamento sociale forse vuol dire qualcosa, ma non vuol dire quella distanza di un metro dalla mascherina. Vuol dire che si sono acuite le distanze sociali tra chi sta sempre meglio e chi sta sempre peggio. Guardate che quella del cambiare il valore alle parole è un peccato contro la verità, quella di cui il Vangelo Matteo 12,31 dice che c'è un unico peccato che non verrà per che è quello contro la verità. Tucidide la chiamava la diastrofetulogu, la perversione, lo storcere, il distorcere la parola, e diceva che alla vigilia della guerra dell'Oponeso lui individuava nell'uso ingannevole della parola, in questa diastrofetulogu individuava già il sovvertimento della vita civile. E dice, cito, pretesero persino di cambiare la consueta accezione delle parole in rapporto ai fatti, sulla base di ciò che essi ritenevano giustificato. Era quella la stagione dei sofisti, i quali ai principi della scienza, dell'episteme, della verità, della letzeia, sostituirono i criteri dell'opinione maggioritaria, del ranking, è vero, della doxa. E del verosimile, del ikos, non del vero, della letzes. Nell'intento di far apparire più forti i ragionamenti più deboli, migliori il discorso peggiore. Cosa dice Gorgia, il principe dei sofisti, il maestro degli incantamenti verbali? Cosa dice? Un discorso persuade se scritto con arte, non se è vero. L'importante è che sia bello, che sia convincente. Guardate, come ha detto il caro amico, carissimo Daniele Del Giudice, la parola, il verbum è materia prima, come la pietra, il legno, il ferro. E proprio Gorgia, il principe dei sofisti, il maestro della parola, tra virgolette, davanti e dietro, democratica, definisce la parola un potente sovrano. Ecco, stiamo andando dentro il nostro tempo. Logos dinastes megas. La parola è un potente sovrano che, nonostante il suo corpo minuto crottato somati, può tutto, può cose meravigliose, zaumastà, può fare miracoli la parola. Perché? Sentite, può spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, accrescere la compassione. E dice Gorgia che tutta la vita è una hamila logon, è una battaglia di parole, cioè di ragioni contrapposte, giusto ingiusto, vero falso, buono cattivo, bello turpe. Pensate anche nel rapporto tra la parola e la politica. Guardate, un cicerone appena ventenne, nell'invenzione retorica, cosa dice? Capitolo 1, paragrafo 1, dice: io mi chiedo se la parola faccia più bene o più male alla Repubblica, l'uso della parola. Cicerone dice: io quando penso alla fondazione di tante città, alla fine di innumerevoli guerre, alla nascita di solidissime alleanze, ai sacri vincoli di amicizia,
dico che questa è opera degli eloquentissimi omnes. Chi sono gli eloquentissimi omnes? Sono coloro che schierano la parola a fianco della sapienza. E allora lì possiamo stare tranquilli. Ma Cicerone, consapevole del duplice taglio della parola, e aggiunge subito dopo: ma se per converso penso allo scoppio di tante guerre, al decadimento di tante città, al fallimento di tante costituzioni, dico che questo è responsabilità dei disertissimi omnes. Cicerone contrappone gli eloquentes ai disertissimi. Chi sono i disertissimi? Sono i bravi parlatori, gli abili comunicatori, sono, con una parola, i demagoghi. Ecco. E di noi, perché quando la Repubblica è prerogativa dei disertissimi, dei demagoghi, allora la rassegna delle disgrazie che colpiscono le nazioni di Cicerone non ha fine. È di noi che si parla, ragazzi, della retorica totale dei nostri giorni, in cui i colpi di Stato non avvengono a suon di armi e di cannoni, ma avvengono a suon di parole. Dictis, non armis, direbbe il nostro Lucrezio. E oggi i cittadini della parola rischiano di essere mandati in esilio dai padroni del linguaggio. C'è un bel episodio nella coscienza delle parole di Elias Canetti. Alla fine dice Elias Canetti: ho trovato un appunto dove c'era scritto di un tale anonimo, ma probabilmente una finzione, lui parla di sé, dove c'era scritto: eravamo alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, dice, se io fossi davvero uno scrittore avrei dovuto impedire la guerra. Ma, dice Elias Canetti, come fa uno scrittore a essere così borioso, a essere così arrogante da dire, se io fossi davvero uno scrittore avrei dovuto impedire la guerra? Canetti dice, all'inizio mi è sembrata quella un'espressione fuori posto, di boria, di presunzione, di orgoglio smodato, ma poi a riflettersi bene c'era una grande verità. Perché dice Elias Canetti, sia la guerra, dice, si è arrivate con parole su parole usate a sproposito. Perché col percorso a ritroso inverso, con un uso buono delle parole, non si può eliminare la guerra? Guardate, la parola è di duplice segno. La parola può essere simbolica, da symballen, symballen, unire, il simbolo, è vero, la bandiera, il grande, il maestro, il leader che unisce la grande idea. Questa è simbolica, allora salva, consola, ma può essere anche diabolica, diaballe, divisiva. E allora lì la parola non consola ma affanna, non salva ma fa perire e uccide. Vedete, noi oggi corriamo il rischio di usare non parole ma vocaboli. Voi quando aprite il vocabolario trovate una sorta di cimitero di parole. Dice, c'è la parola razza, Madonna, ci sono 13 significati, quale sarà quello giusto? Voi dovete prendere quel lemma giusto e inserirlo nel testo della versione. Dovete, come una sorta di conferirgli un alito, alitare e ridargli vite. Da vocabolo diventa parola, ritorna viva. Diceva un retore del III secolo, Frontone, che noi quando parliamo tra di noi dovremmo usare le parole ottime significanze, le parole migliori che hanno un senso, invece noi tra di noi usiamo il verbo ovvia. Ovvia arriva da ob più via. Sono le parole che troviamo sulla via, sono quelle che tutti usano e usurano. Sono parole non animate ma cadaveriche. Ecco, noi invece dovremmo riscoprire il valore vero delle parole. Qual è la strada? Una strada è l'etimologia. Etimologia è composta da etimos, che vuol dire veritiero, originario, e logos, e parola. Pensate alla parola competere. Cosa vuol dire competere? Competere vuol dire farsi largo, homo homini lupus, essere darwiniani, no, competere vuol dire da cum e petre,
dirigersi insieme verso lo stesso luogo, comunicare, composto da cum e munus, è la condivisione di una funzione, di una prerogativa, di un dono. Pensate alla parola occidente, è il nostro mondo destinato a uccidere, a tramontare, l'Oriente, è il mondo nuovo che sorge. Maestro, vi dicevo prima, che noi sciaguratamente sostituiamo con influencer, è colui che ha un ruolo superiore, magis in rapporto agli altri, per. E il minister è colui che ha un ruolo inferiore rispetto agli altri. Noi abbiamo sostituito la devozione verso i ministri al rispetto verso i maestri. Questo paese ha fatto questo, è un delitto. La parola intelligenza, doppia etimologia, leggere, cogliere ciò che sta intus, il dentro, e inter, la relazione tra le cose. Il nome uomo ce lo insegna Agostino. Il nostro nome non è scritto in cielo, è scritto in terra, homo, da humus. È la parola finis, questa parola che ha tre significati. Dobbiamo esserne consapevoli perché ci coinvolgono dalla nascita alla morte, che vuol dire il confine, che noi oggi vogliamo delegittimare, vuol dire la fine, la morte che ci segna, e vuol dire il fine che facciamo fatica a trovare. Le parole hanno una lunga storia, hanno un volto, e queste parole ci allungano la vita, come ho avuto modo di titolare anche un mio librino. Perché noi, quando parliamo di logica, parliamo di bioetica, parliamo di cronologia, parliamo di cosmo, parliamo di politica, parliamo di sapienza, parliamo di tecnica, di mito, di storia, di genetica, di scrittura, di grafica, noi parliamo greco, logos, bios, chronos, nomos, ethos, polis, sofia, tecne, psiche, mitos. E noi parliamo latino quando parliamo di repubblica, di cittadinanza, di ozio, di negozio, di religione, di culto, di pietà, di virtù, di clemenza, di potenza, di dignità, res publica, civitas e urbs, ozium, negozium, religio, cultus, pietas, virtus, clemenzia, cultus, potenza, dignitas. Ma questa parola, vi ho detto, primo punto, ci insegna a riscoprire questa filosofia, l'amore della parola, l'autenticità, la verità. Con l'etimologia e la verità della parola. Ma c'è un altro passaggio da fare. La parola è la stella polare nostra, di ognuno di noi. È la cifra distintiva e destinale dell'uomo, la parola. Noi siamo tutti filologi, non solo il professor Dionisi. Lo siamo per natura prima che per educazione. Aristotele, il solo vivente che ha parola siamo noi, perché gli altri, gli animali, sono aloga, alfa privativo, privi di logos. E Don Milani diceva, io chiamo uomo chi è padrone della lingua. Tu a un uomo gli puoi togliere tutto, gli puoi togliere la casa, gli puoi togliere i vestiti, gli puoi togliere il lavoro, gli puoi togliere anche la moglie e i figli, ma finché all'uso della parola rimane un essere umano, si toglie, non c'è più umanità. Questa, come diceva Don Milani, questa parola che è la chiave fatata, che ci apre ogni porta. E allora proprio vorrei, concludendo con voi, proprio per lasciare spazio poi a qualche domanda, io vorrei proprio tessere un po' un breve elogio della parola, confortato da vari testi, questa parola. Parola logos, questa parola che ha soppiantato altri suoi sinonimi. C'era la parola epos, c'era la parola mitzos, e ad un certo punto, per dire la parola dalla parola, è il logos. Il logos. La parola simbolo del mondo greco. Ben 14.000 occorrenze nella sola letteratura greca del IV secolo Cristo giunta a noi. Questa parola che diffratta in significati plurimi, vuol dire
vuol dire raccolta, vuol dire elenco, vuol dire calcolo. Poi passa a significare narrazione, discorso, anche misura, proporzione. Io credo che di questa parola noi dobbiamo tesserne proprio l'elogio, anche se oggi questa parola è sofferente, oggi non gode di buona salute, è ridotta a chiacchiera, barattata come merce qualunque. Questa parola oggi ci invoca, ci dice di abbassare il volume, di ricongiungere le cose, di imboccare la strada del rigore. Questa parola che rischia di essere proprietà di pochi padroni e non proprietà di tutti noi cittadini. Soprattutto in questo tempo di calamità in cui ci apprestiamo a un lungo esodo e alla traversata nel deserto, le parole note suonano inadeguate. Non ne possiamo più di queste parole ovvie, usate e usurate. Abbiamo bisogno di parole nuove per nominare questo presente, imprevisto, inaudito. Ve ne dico due: abbiamo bisogno della parola speranza, della parola fraternità, che è messaggio cristiano, ma anche messaggio della ragione illuminista. Questo presente uguale, pure così frantumato, estraneo, pure così invadente attorno a noi e dentro di noi. Per ora di questa parola facciamo nell'elogio, questa parola. È la parola divina, il logos con cui si apre l'Antico e il Nuovo Testamento, la Genesi. In principio Dio disse. Dio disse e la cosa fu. Pure il Vangelo di Giovanni, in principio era la parola, quella parola si è incarnata. Vedete, sia il Vecchio che il Nuovo Testamento proprio sono incorniciate proprio dal Logos, il Logos della creazione, il Logos dell'incarnazione. Il Logos di Eraclito, cosa dice Eraclito? Così profondo il Logos che dalla sua anima, per quanto si possa camminare, neppure percorrendo intera la via, mai potresti trovare i confini del Logos. Quella parola che abbiamo visto che congorgia tutto può. Spegnere la paura, eliminare la sofferenza, alimentare la gioia, crescere la compassione. La parola della democratica Atene che uccise Socrate, prima e più della cicuta. La parola che è usata male, secondo Platone, oltre ad essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima. La parola che con Aristotele ci caratterizza come uomini, distinguendosi dagli animali. La parola che con Cicerone salva la Repubblica, se prerogativa degli eloquentes e sapientes, ma che la manda in rovina, se prerogativa dei disertissimi homines, demagoghi. La parola della ragione di Lucrezio, l'arma più efficace per debellare i nemici interiori della cupido e del timore, e che si sconfiggono dictis, non armis. La parola terapeutica di Seneca che interiorizza e consola, la parola che con l'apostolo Giacomo ora benedice, ora maledice, la parola che con Elia Scanetti si fa antidoto alla guerra, la parola che con Don Milani diviene la chiave fatata che apre ogni porta, la parola che con Mario Luzi vola alta e profonda e tocca Nadir Zeni, la parola, il logos che attraverso il dialogo ci consente di attraversare il discorso, di attraversare il logos dell'altro. Quella parola che oggi, cari ragazzi, rischia di perdere il suo destino, per cui in alcuni momenti, come in quello attuale, l'unico modo di rendergli giustizia, e come ammoniva Brecht, forse è il silenzio del lutto. Grazie.